Hola a tutti ragazzi, il vostro Luke oggi, come state vedendo qui davanti a voi, vi presento un'applicazione. Molti avranno detto: Luke, ma che cazzo di titolo hai messo? Hai davvero creato un'applicazione? Ragazzi, per molti di voi magari creare un'applicazione può sembrare qualcosa di davvero molto difficile. In realtà non è proprio così. Però ragazzi, tutto diventa facile quando è una passione. Tant'è vero ragazzi che molti che mi seguivano già sapevano che avevo una passione incredibile per la tecnologia. E di conseguenza anche per le applicazioni. Quest'anno, ragazzi, con la scusa che a scuola, quando i giochi di parole, abbiamo dovuto fare un lavoro sulle applicazioni come voto finale, ne ho approfittato per fare appunto un'applicazione di gioco matematico. Vi presento l'applicazione e mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate. Vorrei iniziare una serie su questo tipo di format, quindi ragazzi, fatemi sapere con un bel like, un bel commento, che applicazione vorreste vedere creata da me e ci proverò a farlo. Detto questo, andiamo subito a vedere come è fatta l'applicazione. Ovviamente, ragazzi, il menu è molto semplice. Trovate Einstein, quindi il miglior scienziato di questo mondo, attenzione. Trovate il tasto gioca, il joystick, le info e in alto il logo delle Olimpiadi di matematica. Infatti, questo gioco viene chiamato Olympic Games. Non è chissà che fantasia, però, raga, l'ho fatto giusto per. Cliccando sul tasto del joystick troviamo come giocare, in cui ho scritto: il gioco si basa su addizioni e sottrazioni a mente. L'obiettivo è quello di eseguire più calcoli possibili nel tempo, nel minor tempo. E quindi, raga, molto semplice. Poi andiamo avanti nelle info. Nelle info troviamo l'app è stata creata con l'obiettivo di allenare il proprio cervello. Praticamente, ragazzi, nella relazione che ho consegnato a scuola ho scritto: voi studenti durante l'estate non volete fare compiti? Beh, c'è un'applicazione per voi per tenere allenato il cervello. Quindi praticamente l'ho presentata come un'applicazione ultra figa. Che devo dire la verità, ma lo dico da solo, la schermata di home ci sta davvero tanto. Poi quando entriamo in gioco, questa è la schermata che voglio un po' rivoluzionare, perché come vedete è molto semplice. Io ovviamente non ci ho lavorato molto perché ragazzi alla fine era un progetto scolastico e non che non avesse importanza, però potete capire che a livello grafico non contava, ma bensì di programmazione dietro l'app. Comunque troviamo tre modalità principali, uniche tre modalità, che sono più e meno, che sarebbe appunto addizioni e sottrazioni, e adesso lo andiamo a vedere e poi facciamo l'elenco delle altre. Allora, come vedete ragazzi è molto semplice, 1 più 1 2, 2 meno 1 è 1, 2 meno 1 meno 1 è 0, cioè alla fine ragazzi sono più calcoli per i bimbi. Poi nel momento in cui si sbaglia, dice: ops, scusami. Il punteggio ragazzi va in base al tempo impiegato, quindi viene sommato il punteggio in base al tempo rimanente, più o meno, spero che sia chiaro. Poi troviamo la modalità moltiplicazioni e divisioni, anche qui molto semplice come l'altro, 1 per 1 1, 2 per 1 1. No, e vedi che ho pure sbagliato, sono pure abbastanza ignorante, ma lasciamo stare. Allora 1 per 1 1, 2 per 1 1. Sì, 1, cioè continuo a dire 1. 5 per 0 0 0. Cioè raga, qui ci sta anche il tranello dello 0 perché magari qualche stupido ci capita. Poi vabbè, sbagliamo apposta e voilà. I punti sono 603, ma va bene. Ragazzi, vi ripeto, siccome è un'applicazione creata per un progetto scolastico e non per essere pubblicata su Google Play, su Play Store e altra roba, ovviamente ragazzi non vi aspettate che qualità. Però se volete una serie su questo tipo di format, ossia dove creo le app, mi raccomando lasciate un bel like. Poi potranno arrivare anche qualche tutorial su come crearle. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ultima modalità ragazzi è quella del quiz, che ve lo spiego prima di avviare perché il tempo è più breve. È un quiz in cui c'è un'equazione da risolvere. Ad esempio c'è, vediamo subito, y uguale 5x. Quindi se x uguale 1, y a quanto uguale? 5. Ovviamente ragazzi fermate il video e ragionate sulla cosa, io non ho voglia di farmi il video, non ve la prendete. Vedete, se x uguale 2, 7 per 2 è 14 diviso 7, cioè diviso 2 è sempre 7. Detto questo ragazzi è molto semplice, la modalità è molto semplice, questa è la schermata principale. Votate l'applicazione, vi piace o non vi piace, ditemelo nei commenti e vedete voi se è il caso di portare una serie. Io vorrei provarci perché credo che sia davvero un argomento interessante, soprattutto per chi è appassionato di queste cose e vuole iniziare anche a vedere dei tutorial. Detto questo ragazzi vi chiedo di lasciare un bel like, commentare il video, condividerlo, ma soprattutto di iscrivervi al canale. Ci becchiamo alla prossima e ciao a tutti ragazzi!